un piatto che non è di Cordenza, che è la zuppa lombarda. Questa, ora ci domandiamo, questa zuppa lombarda viene da dove? In effetti risulterebbe, da quanto ho scritto in questo libro, che degli scaricatori nel 1631 vennero da Livorno, si unirono ad altri, ad una compagnia di scaricatori del porto e portarono questo prodotto nella cucina di Bordese, la zuppa lombarda. Ecco, una cosa, questo dimostra come questa città è stata aperta a qualsiasi tipo di cucina, a qualsiasi tipo di arrivo, e dimostra anche il fatto che è ospitale questa città, perché altrimenti non sarebbe successo questo. E io però mi fermerei un attimo perché prima di continuare ho l'onore di presentarvi qui questa sera con noi il direttore del Tirreno, il dottor Omar Monastier, che ci ha avuto, si è onorato della sua presenza e quindi è venuto con noi a questa conferenza, diciamo così, questa piccola chiacchierata tra amici di cucina, e ci fa molto piacere averlo con noi. Io speravo di trovare fuori qualche segreto, non dico sulla triglia, dove ho già capito che non vuol parlare, è reticente, ma c'è qualche altro segreto di cucina. Per esempio, qualche altro errore clamoroso, perché ce ne ha già detti due. Primo, che non bisogna coprire, non bisogna esagerare con il pomodoro, questo è già un primo difetto che abbiamo incontrato. Sentivo peraltro qualche signora annuire con convinzione, quindi vuol dire che c'è percezione che questo può essere un rischio. Il secondo, abbiamo sentito a passare la panna, non esagerare con la panna sui tortellini, però quella era una moda anni 80 che fortuna è finita, no? Il panna, salmone, tutta quella roba lì, per fortuna, anche i piselli. C'è stata anche poi la fase della rucola che ha fatto molti danni, e per fortuna anche quella è terminata. Due o tre suggerimenti, due o tre errori ricorrenti in cucina, insomma, uno che fa TV, che vede la cucina tutti i giorni, probabilmente può darci anche qualche suggerimento, cose da non fare, cose da evitare, prodotti da non scegliere, prodotti invece da tentare di sperimentare. La friggi la tiglia a Paolo prima? No. Come no? Ti ha detto falla come ti pare, io pensavo anche... Sì, sì, ma questa è una domanda secca e netta. Già un responso tra triglia livornese e triglia fatta in modo alla giudaica. Quindi c'è una differenza sostanziale, la risposta è stata sì. E no. E le giro le triglie. Sì, perché in qualche posto qualcuno qualcosa e lasciate abbandonate la triglia lì com'è per conto suo. Se la triglia è grossa, come si dice il gadolla, se voi me la cuocete da una parte sola, anche se la coprite, da una parte cuocerà molto di più e da una parte molto di meno. Se voi a inizio di cottura, dopo la prima cottura, vi date una girata, la cuocerete meno, e qui vengo alla risposta, la cuocerete meno e le sue carni saranno migliori. C'è una tentazione, specialmente nella cucina di qualche anno fa, il pesce va cotto molto. Ecco cosa cambia forse i giovani con una cucina giovane, con una cucina per esempio di mia madre, che mi ha insegnato tutto quello che so fare, però cambia, ognuno ci mette, come si diceva prima, un pochino del suo. Il pesce, c'è la tentazione di cuocerlo un pochino troppo, quindi dovete tentare di cuocere il meno possibile, e poi di adoperare quelle carni che vengono cosiddette carni povere, quelle carni neglette che nessuno più adopera più. Io sono, ve l'ho detto, faccio sempre la spesa in mercato, quasi sempre, per quanto si tratta. Ci sono dei prodotti che addirittura me li regalano. Quando passo mi fanno... Questi non li vuole nessuno. Certo, mi fanno... C'ho lì la vuole pizza? No, alla buttoria. Ma io non posso dire bene tutte le volte che faccio la pizza, perché hai ragione, così. C'ho lì c'è il rognone, lo vuoi? No, oggi non ci va il rognone, si butta via. Qualche grosso ristorante stellato, con 48 euro mi serve una porzione di rognone. Mi sembra un pochino esagerato, lui ha fatto una delle sue fortune.
chiaro che difficile da cucinare, però, che, chiaro che non vi dico il nome, anche quello da compiere in maniera giusta. Tra questi zuzzichini ci sono le pizzette romane. Le pizzette romane, benissimo, non è un'entità romana, ma è un'entità livornese. Se qualcuno mi aiuta a scoprire, a Roma non esistono e nessuno ne sa conoscenza a memoria di persona. Io sono andato nel forno Baglioni, quello nel ghetto, e ho domandato le pizzette romane, loro mi hanno dato la loro pizza romana, dico no, io intendo quello, no, noi non lo conosciamo, è un forno ottocentesco, quindi loro non conoscevano la presenza. Ci sono alcune trasposizioni del cibo che partono da una parte e si fermano da un'altra. La famosa zuppa lombarda, questi scaricatori che erano bergamaschi, arrivano e con il mangiare, il cibo, con i fagioli cotti, si portavano il tegamino e ci inzuppavano i rosicchioli di pane. E diventò la zuppa di Chile, la zuppa dei lombardi. Io sono convinto che forse a Bergamo la fanno nemmeno più, non lo so, però per noi è la zuppa lombarda. Paolo Ciolli a caldo dopo la presentazione del suo libro presso la libreria Belforte, qua siamo nella galleria subito prospiciente, dove al dietro, alle spalle di Paolo vediamo i quadri che hanno illustrato il suo libro, che sono di Mario Madiai. Bene Paolo, un foltissimo pubblico e una, immagino, una bella esperienza quest'oggi. Sì, ringrazio tutti quelli che sono venuti, perché il libro ci tenevo moltissimo e mi ha fatto piacere questa corona d'intorno, queste persone d'intorno che hanno fatto proprio, credo, una bella cornice, ecco, e li ringrazio tutti moltissimo. Senti, questo libro era molto atteso, ne avevamo parlato anche in trasmissione qualche settimana fa, dove eri mio ospite, e finalmente realizzato e uscito, abbiamo detto, in due versioni, vero? Una in brossura e l'altra illustrata. Sì, due, una più economica, cosiddetta più economica, l'altra di lusso con i disegni interni e le illustrazioni di Mario Madiai. Senti, la voglia di scrivere questo libro, tu ne hai scritti molti, ma questo da cosa è nato? Beh, ho cercato di scrivere un itinerario per la città di Livorno e che fosse anche dal punto di vista storico un punto di riferimento per la gastronomia tutta. E quindi, dato che questo è l'anno anche dell'Expo, vedere se Livorno riesce a inserirsi in questo progetto nazionale come città. Allora, senti, laggiù ci sono gli assaggini che tu hai preparato, adesso ce li descriverai un pochino, mi accompagni? Sì. Dolcini con la pasta? Credo che sia pasta Fillo. Fillo, sentiamo adesso. Grazie. Cos'è la pasta Fillo? La pasta Fillo è una pasta di acqua e farina con l'olio che non si tira a noi, ma è una cosa medio orientale che è arrivata anche da noi. E adesso assaggeremo, assaggerò per voi. Bene, concludiamo questa serata dedicata al libro del Ciolli, che ha riscosso un notevole successo, e lo vediamo anche qua, vediamolo in inquadratura, Livorno la ghiotta, Antonio, con Antonio Celano, smile ti sta dicendo Nino, con Antonio Celano che ci dirà un pochino le sue impressioni qui alla libreria Belforte, delle numerose persone che hanno partecipato e che sono intervenute. Sì, insomma, devo dire una cosa, ci stanno viziando, perché effettivamente è già da un bel po' che abbiamo questi pienoni, però stasera... Beh, ma fate dei belli eventi, diciamo, sì, sì, ce la mettiamo tutta, e quindi il nostro sforzo è
è premiato e noi siamo molto contenti di questo. Ci dispiace vedere che qualcuno esce perché poi non riesce a star dentro, anche uno spazio grande come questo. Però fa un po' di posto. Un po' croce delizia, nel senso che, è bello vedere una libreria piena, è bellissimo. Di questi tempi riscalda il cuore. Riscalda il cuore, veramente. Però vorrei anche Nino, che si è nascosto, ma io lo prendo per una mano. Nino, vieni qua, dammi la mano invece che a questo signore, vieni qua accanto al celano. È un onore accanto al celano. Allora, un mitico, una bellissima serata. Sì effettivamente ti brillano gli occhi perché aspettavamo tanta gente, ma così numerosa non ce l'aspettavamo sinceramente. Proprio vedo che il Mencaccio ormai sta in delirio, vedo, eccolo qua, ecco anche il Faralli c'è ormai. Allora venite tutti e due qua. Va bene, facciamo di nuovo la chiusura con tutti matti. Che rovini i rullini. Tutti matti. Eccoli qua i fautori di queste splendide iniziative che ringraziamo. Siamo tutti folli. Al completo. Vi avrò presto anche in trasmissione. Grande serata. Veramente. Ed è bellissimo vedere una libreria piena di gente, una libreria che la cultura veramente la prende. Stasera si mangiava la cultura. Noi con la cultura si mangia addirittura la cultura. Togli il microfono. Bene, alla prossima. Grazie. Arrivederci, grazie a tutti.